Aforato Pantani, Aforato Pantani. Attenzione, Pantani fora. Un momento. E non riesce a importante, vediamo che. No, non aveva forato. Salto di catena. Sì, sono proprio alle spalle della maglia rosa. È stata l'assistenza Shimano a dargli la bicicletta. Adesso è arrivato anche Beppe Martinelli. Un momento veramente critico questo. Adesso ha ripreso Pantani. Ecco, lo stanno aspettando Velo e anche Borgheresi. Secondo quindi me. Vediamo se rientra Marco Pantani. Scusa. Mancano 8 km e mezzo al traguardo. Tutta la Mercatone, ma la Mercatone 1 adesso è indietro. C'è anche Podenzana, Velo, Zaina e sono tutti con Pantani. C'è il ritardo di Pantani, 15 secondi, salto di catena per Pantani. Il Garzio è stato pronto ad avvicinarsi, non c'è stato bisogno di sostituire la ruota posteriore perché si trattava di salto di catena. Pantani nella scia della squadra, la squadra che aveva lavorato fino a quel momento a fondo per controllare le mosse del gruppo, adesso deve ancora lavorare per riportare Pantani. Coda al gruppo. Ha fatto un lavorone Garzelli, in pratica ha tirato la volata di questo treno giallo-blu della Mercatone 1. Adesso è Borgheresi a dare il cambio, Zaina alle sue spalle, Velo e quindi il Pirati in maglia rosa. Perde contatto anche Podenzana, tutti con Pantani sono rimasti tre compagni di squadra, Borgheresi, Velo e Zaina. Adesso la salita comincia a farsi dura. Mentre è venuto Pantani che ha superato l'Italia. Li vediamo, scende qui con Zacchi Menez, da un momento all'altro Pantani con il suo trenino raggiungerà lo spagnolo che non sta vivendo nemmeno oggi una grande giornata. Tutto il pubblico dare una mano a Pantani e i suoi, ma davanti al gruppo che si è chiaramente sfilacciato, si tira tutta e mi pare sia Cepe Gonzalez con Jara Verne nelle primissime posizioni in crisi, anche Axelson, a voi. Con il fedele di Veras, ecco al fianco Cepe Gonzalez, quindi uno Pantani indubbiamente innervosito, indubbiamente con un'azione più pesante del solito, però sta andando a riprendere Axelson, sta andando a riprendere Cepe Gonzalez, mentre ora la nostra telecamera è nella scia di Vincelli, di Zoppi e di Gialavera. Adesso Marco Pantani sempre con il preziosissimo aiuto di Velo che è l'ultimo a mollare, ha perso contatto anche Zaina, ha raggiunto oltre ad Axelson anche Cepe Gonzalez, è in crisi ancora una volta in Menes e ha perso contatto anche Noè. Comunque oramai Pantani vede i fuggitivi, è proprio in coda al gruppetto. Una Pantani che improvvisamente aveva dimostrato di avere recuperato morale e colpo di pedale. C'è il Gialavera, poi c'è Vincelli, ecco qua, siamo nella scia di Pantani, mentre ora vedete in prima posizione Vincelli, in seconda allora Gialavera, in terza Zoppi, mentre sta recuperando Pantani ha superato, il spazio ha superato il momento difficile, un momento difficile forse più a livello psicologico che a livello gambe. Un finale veramente molto bello ed eccoci che Pantani si sta riportando nella via di Zoppi di Gialavera, quando mancano 5 km della conclusione. A Pantani che è nella scia di Travoldelli, cerca di recuperare un attimo, siamo ormai a 3 km 500 metri dalla vettima, Jalabert ha attaccato di pochi metri Zoppi. Marco Pantani è a 15-20 metri da Ivan Zoppi, con Pantani ci sono Clavero, Travoldelli e Simoni. Eccolo là, Zoppi sta per essere raggiunto, Zoppi è con Miceli, non più di 20 metri separano i grandi rivali di questo Giro d'Italia. A voi Travoldelli e Pantani. Sbagliato, parte, ha avuto un attimo di difficoltà, ha superato questa crisi psicologica, ed eccolo là, Pantani ormai realizzato, ha l'intervento tra Gialavera e Zoppi, 6 secondi, ecco che arriva Pantani, ricerca ancora Pantani, marcato questo da Travoldelli, attenzione a Pantani, si è portato della scelta di Zoppi, quindi è
Bellano, Riccardo al comando, Lorenzo Onel, Fantani, che riportando nello spirito di Steger, terminato 40 secondi allora, e riparte, Riccardo Maggio. Sì, Fantani sta cercando di andare a prendere Ciavardello, prende, lo va a prendere perché non ha più di 20 metri di vantaggio il francese, mi sembra soltanto Micheli alla ruota di Fantani e poi qui dietro Totti, l'azione di Ciavardello è meno limpida, meno fluida e credo che lo possano prendere da un momento all'altro a voi. Ed ecco Fantani con Micheli nella scia mentre c'è Ciavardello, si è piantato Eras. Andato a riprendere tutti, adesso può anche ripartire. Galaverto lo controlla, scatto in processione di Fantani, una grandissima azione, dobbiamo dire, una tappa veramente splendida contro un Fantani fermato a un salto di catena. Fantani recupera la via finita, lo pone, lo scatto di Fantani, 3 km dall'arrivo, il ritardo del gruppo Costa che comprende appunto il Bergamasco, Gilberto Simoni, Camorrese, Clavero e di